L'umore è sicuramente alto e arriviamo a una partita che dal peso specifico estremamente elevato in chiave classifica. Ormai mancano 5 partite e Olbia è un crocevia importante per il campionato. Sappiamo di dover affrontare una squadra estremamente difficile, ostica, su un campo che non è facile, dove l'Olbia ha messo in difficoltà tutte quante. È una squadra che ha grandi valori tecnici, specialmente nel reparto avanzato, perché possono farti male in mille maniere, sia nella profondità che nelle giocate strette con Ragazzo, Udo, Bianco, sicché e sulle palle inattive hanno grandi calciatori e grandi tiratori, quindi sappiamo che dobbiamo continuare con quell'attenzione, con quella determinazione per cercare di arrivare a quello che è il nostro obiettivo, che mancano poche partite, ma può essere anche vicino. E quindi servirà una partita fatta bene. E il punto cruciale è continuare sulla mentalità che abbiamo avuto nelle ultime due partite. Questo è un gruppo che non ha mai mollato, nel senso quando ha ricevuto un grosso cazzotto in faccia ha poi sempre reagito. Questo è stato un tema, una costante. Ora no, il nostro obiettivo era quello di trovare continuità a prescindere se le cose andavano bene o male, cioè di giocare partendo da quel presupposto lì, quindi da quella determinazione, da quel furore agonistico, da quella voglia di difendere ogni singolo pallone con l'unghia e con i denti, e penso che i ragazzi l'abbiano capito e ora però abbiamo degli esami di maturità perché a 5 partite dalla fine non possiamo neanche ricommettere l'errore che abbiamo commesso durante la stagione, che ogni tanto ci siamo lasciati andare, perché è chiaro che se lo commettessimo adesso è un errore che poi fai fatica a recuperare, ormai il recupero non esiste più a 5 partite alla fine. I ragazzi si sono dati come un obiettivo, ma risale a dicembre, quando all'epoca avevamo 19 punti in classifica. E il gruppo si dette come punto di arrivo obiettivo 45 punti. È chiaro che poi il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo di raggiungere quello che dentro al chiuso della porta dello spogliatoio ci siamo prefissati, consapevoli del fatto che noi il nostro obiettivo poi è chiaro è la salvezza. Se poi raggiungeremo i 45 punti o di più o meno, però noi dobbiamo raggiungere la salvezza.